Ciao a tutti! Allora, oggi vi voglio parlare di questo telefono che è il Wikio VIEV 2 Pro. Normalmente le mie recensioni non sono su cose tecnologiche, ma considerando che me l'hanno inviato, e ok, perché io comunque l'ho visto in pubblicità un pochino, ma non lo conoscevo, e oltretutto mi sembra valido per quanto riguarda anche il nostro tipo di lavoro, quindi foto, video. E per quello che ve ne ho voluto parlare. Comunque, perdonate la capigliatura e tutto, ma tanto dobbiamo parlare di un telefono, quindi vi mostrerò quello. Allora, prima cosa che è questo, 6 pollici ed è bello grande, considerate che io ho un tablet da 7 pollici, quindi questo 6 pollici, Full HD, doppia fotocamera che poi ve ne parlerò. Con il sensore anche per l'impronta digitale, oltretutto al sensore anche di riconoscimento facciale, ok? O se no, con eccola qua, l'impronta digitale dietro si possono personalizzare varie scelte. Ad esempio, io ho usato due dita, in una, se vi mostro, sblocco lo schermo e vado nella fotocamera, mentre con l'altro dito usciamo e riblocchiamolo, non ho bloccato, con l'altro dito sblocco solo lo schermo. Mi sembra anche valido. Possiamo anche scegliere di volendo con altre dita oppure con un dito prestabilito mettere una chiamata e comunque sia, è carino. Ok, allora direi che adesso ci spostiamo da qua perché, ah sì, anche il pin volendo. Ok, ora ci spostiamo e vi mostro tutto nel dettaglio. Allora, dunque, abbiamo aperto la scatola e dentro abbiamo trovato, eccole qui, ci sono varie cose, tra cui l'alimentatore, il cavo per la batteria ed le cuffie e questo che serve per aprire il vano della SIM. Non vi ho detto che può essere un telefono dual SIM, aspettate che lo blocco, ecco. E ora vi mostro perché in questo vano, se riesco ad aprirlo, ecco. Si può inserire una nano SIM più la scheda SD per potenziare memoria oppure due nano SIM, quindi è comodo anche come dual SIM oppure single SIM più espansioni di memoria. Memoria interna di 64 GB, quindi già questa ne abbiamo abbastanza. Ora vediamo se riesco a. Prima di tutto, doppia fotocamera anteriore, eccola qui. Fotocamera anteriore ed è una da 16 megapixel più una grandangolare da 8 con il flash, mentre la fotocamera anteriore, qua davanti, è da 16 megapixel, quindi ok. Vediamo se si sblocca o se dobbiamo sbloccarlo noi, lo sblocchiamo noi. Eccoci qui. Allora, prima cosa che notiamo subito è a me manca tantissimo il tasto centrale. Oppure quelli per mandare avanti e indietro, è una cosa che io noto soprattutto perché vengo da un Samsung. Comunque sia, oltre alle caratteristiche tecniche principali, monta un Android 8 Oreo. Le caratteristiche tecniche comunque ve le metto in info box dove ci sarà la scheda ufficiale. Fotocamera, che è quello che mi preme di più. Ok, adesso non la vedrete tanto, comunque ha un sacco di impostazioni, eccole qui. Possiamo anche impostare da soli, quindi modalità scatto professionale. Guarda, scatto professionale è fantastico perché mi permette di andare a scegliere io l'esposizione, l'ISO e di sistemarli man mano. Quindi questa la trovo davvero valida. E poi il formato, uno per uno, 4 terzi, è bella flash o non flash, e la trovo valida. Suono scatto, rullino ed è ok. Allora, togliamo lo scatto professionale. Ok, ha la fotocamera classica, che è questa, più la grandangolare che possiamo attivare o disattivare a scelta ed è davvero bella. Comunque ho fatto delle foto così magari riesco a farvelo vedere meglio. Modalità video è fluida. Anche qui ho fatto dei video, questo è in grandangolare. Ok. È modalità video comunque fluida e facile da capire, è abbastanza intuitivo.
Aspettate che vi faccio vedere se si vedono un po' con la qualità le foto. Ah, eccola, quello che volevo dirvi. Non c'è una galleria fotografica. Dobbiamo usare Google Foto, che può essere comodo nel caso che vogliamo averle anche sul computer o comunque su un account. Però se sono tante foto ogni volta da caricare e scaricare, io ad esempio ho fatto il logout in modo da averci solo sul telefono. Ebbene sì, ho usato Tony come mio protagonista principale, come sempre. Questo è un video, guardate. Guardate la qualità soprattutto. Se no andiamo di foto. Se vogliamo parlarne, questa è la fotocamera anteriore, quindi quella per i selfie, dove io trovo in questo caso c'è la luce e poi siamo sovraesposti dalla luce della fotocamera. Trovo però che mi manchi il flash anteriore. Comunque guardate anche la fotocamera anteriore per i selfie, che qualità che ha. Sì, è sempre il mio protagonista, però guardate anche fotocamera sempre anteriore questa, guardate la definizione del pelo, cioè è una cosa tremenda, è fantastica. Questo è un altro video. Questo è quella posteriore, quella dietro, quindi 16 megapixel, anche in più lontananza, comunque si vede bene. Allora, trovo che sia perfetto soprattutto per chi voglia fare delle foto, perché lo trovo valido. Non mi ricordo se devo dirvi qualcos'altro. Sì, la mancanza del tasto centrale lo noto soprattutto nelle applicazioni, perché non posso uscire, cioè fammi un esempio, dobbiamo usare questi tastini e indietro, home, oppure è questo che chiude tutto, oppure questo che va all'home. Però se abbiamo applicazioni ad esempio che non hanno la possibilità di questi tastini, in questo caso ho scaricato questo gioco che è anche carino, e Simon Cat ovviamente, ma voglio mostrarvi una cosa, adesso caricherà il gioco, è lento la DSL, non il telefono. Okay. I colori sono davvero brillanti, si vedono meglio nel telefono piuttosto che nella fotocamera. Magari non so se riesco a fare qualche screenshot e mostrarvelo. Ok, in questo caso non abbiamo i tasti per uscire, quindi dobbiamo schiacciare il tasto home, qui dove dice spegni e avvia, e uscire in questo modo. Non è la cosa più pratica di questo mondo. Ora ci rimettiamo un attimo dove mi mostro io, che vi dico un attimo i pro e i contro di questo telefono. Eccoci tornati, allora, pro e contro. Io mi piace tantissimo per il fatto della fotocamera che ha una qualità fantastica per chi lo usa tanto per le foto, per Instagram, per i video. Anche i video con quella posteriore sono ottimi, con quella anteriore tendono un attimo a perdere di fluidità, e i video perdono di fluidità con quella anteriore, e mi manca il flash anteriore, io ne sento la mancanza. Oltretutto il tasto home a me manca, si sente proprio la mancanza. Altre cose negative io al momento non ne trovo. Prezzo di listino di 299 euro, io direi comunque di aspettare che sia un pochino scontato, perché comunque è normale che un pochino venga scontato. Due cose che non mi sono piaciute tanto, ma va a, come si dice, a gusti. Il fatto che la pellicola, io sono un amante delle pellicole, la pellicola non si deve mai togliere dal telefono, questa invece era tutta scritta, quindi ho dovuto toglierla e ho paura un pochino di rovinare il telefono, sinceramente di graffiarlo.
quindi vedrò di prendere una pellicola. E poi non si trovano le cover. Io il telefono ho paura a metterlo in borsa, che magari i lati si possono rovinare, oppure Dio mi scivola o l'appoggio forte, si picchia un angolo, io una cover la devo avere e non riesco a trovare una cover. Altra cosa che non mi piace per niente. E nel sito ufficiale loro non hanno accessori, quindi questo non si trova originale. Ho provato a cercarla nei negozi, ma nei negozi fisici non c'è. Online è tremendo, ma vi farò un video a parte su questo. Altra cosa che un po' mi è dispiaciuta, non c'è un manuale di istruzioni, non solo quello che vi danno loro. Aspettate. Quello che vi danno loro è questo, con qualche immagine, dove proprio c'è le basi principali, tasto on off, la due SIM, proprio cose semplicissime. E sul loro store, sito ufficiale, scegliendo il modello, quello che gli fanno scaricare è questo, quindi non c'è un manuale, ci vuole un po' di pazienza ed è un po' brigoso, non è proprio intuitivo, soprattutto per chi come me viene da un Samsung. È un po' brigoso subito, però comunque mano a mano ci si fa la mano e si vanno a scoprire cose in più. Io non so se vi ho detto tutto, se ho scordato qualcosa, voglio farvi vedere un attimo pregi e difetti o il design. Il design è bello, niente da ridire, è bello e è elegante, sicuramente ha dei colori molto vividi. Lo consiglio sì, e soprattutto a chi comunque vuole un telefono per le foto, per i video, per la qualità di queste cose, perché se no, se deve usarlo come messaggistica per chiamate, per le applicazioni, tende un po' a consiglierei altri telefoni. In questo caso, questo specifico, la qualità è proprio per quello della macchina fotografica, cioè è impareggiabile. Vedete che comunque, ah, scusate, video e foto tutto full HD. Solamente con la grandangolare va in HD, quindi anche questo non è male, a me piace. Schermo 16 noni, bella luminosità, che comunque l'ho abbassata. Le impostazioni abbastanza classiche tipo dell'Android, anche se non sono proprio intuitive, ci bisogna un attimo mettersi lì con calma e pazienza e provare un pochino, man mano si scoprono cose nuove. Io spero che questa mia recensione particolare, ma comunque sia abbastanza in linea con il canale, possa esservi piaciuta. Vi ricordo che nell'info box c'è il link per andare direttamente al sito dove ci sono specifiche tecniche, che sicuramente sono più tecnici di me. Se vi è piaciuto questo video, comunque lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così non perdrete le prossime recensioni e torniamo al beauty low cost. Ciao!